Salve a tutti, innanzitutto benvenuti, bentornati, come sempre vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere, commentare e oggi vi parlo di quello che è accaduto nella conferenza stampa di Mario Draghi, conferenza stampa di fine anno ed è l'esempio di quando si vuole strafare e si ricollega a un episodio della mia vita che voglio raccontarvi molto veloce e poi vi lascio al video. Era il 1996, facoltà di Economia e Commercio a Napoli. Vado ad assistere a un esame. C'è un ragazzo che sta facendo un esame, tra l'altro brillantissimo come esame. Tutti quanti stupiti dell'esame che questo ragazzo sta facendo. Un esame fantastico. Il ragazzo davanti alla commissione d'esame è stato veramente brillante. Il professore gli chiede il libretto per mettergli il voto e già si sparge la voce di un voto alto. Addirittura il professore dice allora 30. Come il professore dice 30, il ragazzo dice: professore, posso fare un grafico? Perché lo fa? Perché vuole strafare, vuole avere 30 e lode. Si mette là, fa un grafico. E indovinate un po', sbaglia. Il professore guarda quello che ha scritto questo studente, ha sbagliato e gli dice: vuole un 18 oppure torna alla prossima sessione. Quindi, se volete strafare, almeno siate sicuri di quello che state facendo. Non fate i brillanti se non ve lo potete permettere. Vi lascio al video. Madam Presidente, I would like to ask you a question in English, if that's okay. I don't know if my colleagues mind. I'm sorry, I can't hear you. Can I ask a question in English? Well, please do, then I'll translate for you. So it seems like that Italy is like. Okay, good. No, se volete posso anche farla in italiano, E come potete vai. vedere. Come vuole, come vuole. Vabbè, faccio in italiano, perdonate.